Ciao, benvenuto a questo nuovo. Bene, qui ti parlo di un disco veramente sottovalutato, poco conosciuto, che si chiama The Crazy World of Arthur Brown, pubblicato nel 1968, ed è un rappresentante del rock psicopatico, si dice lo shock rock, appunto, ancora prima che ci fosse il primo disco di Alice Cooper. Lui è proprio stato il primo nel rock a fare questo tipo di cose. È il figlio. Allora, è figlio concettuale dello screaming, Jay Hawkins. Jay Hawkins, infatti, è proprio il primo, è stato il primo in assoluto. Questo qui è Arthur Brown. Arthur Brown proprio è uno che proprio ha preso il rock psichedelico e l'ha combinato in modo estremo con altre cose, con altri stili. Pensa alla canzone Fire, una più conosciuta di tutte del disco, una canzone sensazionale perché unisce tematiche sataniche, macabre. È molto interessante quello che fa. È praticamente tutto il lock e fido, tutto il suono impazzito. Infatti il suo modo di cantare è la cosa che più mi ha colpito. Ha un modo di cantare urlando, in screaming, con le high note, le note alte, che lui le fa in falsetto, secondo me. Che ricorda King Diamond, o ricorda tipo, mi viene in mente, esatto, Rob Halford, Ian Gillan, tutto quel genere di cantanti che sperimentavano con le ottave, come fa Arthur Brown in Fire, o in questo disco appunto. Brown infatti aveva molto talento ed era un collaboratore che è stato chiave per questo grande disco appunto, che appunto unisce rock psichedelico con collaboratore mitico tastierista degli Atomic Rooster, Vincent Crane. Vincent Crane è proprio, bisogna pensare che è il 68, ancora l'organo Hammond, usa l'organo Hammond come non lo usava ancora nessuno, cioè dopo sono venuti fuori John Lord di Deep Purple, è venuto fuori altri organisti incredibili, però Vincent Crane già usava l'organo blueseggiante. C'era Steve Winwood che già usava l'organo in un certo modo, però lui lo usa in un modo che poi verrà ripreso, ripeto, da John Lord, da musicisti così. Un altro veramente pazzoide molto talentoso che collabora proprio alla composizione di queste canzoni e all'esecuzione di alcuni strumenti. Veramente molto interessante il lavoro che fa. Qual è la grandezza del rock psichedelico, di questo disco in particolare? Rock psichedelico è un genere che parte nel 65, 66 direi, e ha lo sbocco, l'apice nel 67-68 fino al 69, e rock psichedelico, soprattutto grazie alla guerra in Vietnam, in America, Stati Uniti, al movimento hippie, al movimento la pace dei fio e i fiori, e il movimento delle droghe, l'LSD, inizia a un certo punto a rendere il rock un genere differente, più intellettuale, più movimentato, sulla base anche di idee alla Bob Dylan che nascevano già nel 65, e a un certo punto prende due diramazioni principali rock psichedelico. Una andrà a sbocciare nell'hard rock e heavy metal con band come, direi, Cream, i Blue Cheer, i Black Sabbath, Led Zeppelin e tutte queste band, e altre invece gli Who, per dire un'altra, i Free, e un'altra invece andranno sul rock psichedelico e partiranno e diventeranno rock progressive. Penso agli High Tide, penso agli Humble Pie, penso ai Colosseum, penso ai, appunto, ai King Crimson, tutte queste band che andranno proprio su quello stile. E Arthur Brown fa questo disco Crazy World of Arthur Brown nel 68, ancora non c'era niente di tutto questo, ancora non c'era molto. Devi pensare quando è uscito, e quando è uscito questo disco era veramente scioccante, primo per le tematiche, parlava di satanismo, parlava di cose tragiche, come ti ho già detto, si ispira a questo cantante, credo, di colore, Jay Hawkins, che già faceva queste cose teatrali, molto teatrali. Arthur Brown è l'antecedente, il precursore in assoluto di Alice Cooper, lo è. Secondo me musicalmente è anche migliore, fa delle cose migliori. E se tu senti brani come I Put a Spell on You o Fire, proprio senti anche
l'evoluzione del brano, del tema e come canta. Perché la cosa, ripeto, che mi ha colpito è il come canta. Il modo di cantare sperimentale, con queste grida che fa ogni tanto, proprio verranno riprese, ripeto, da Rob Halford, che lo cita tra le sue ispirazioni. Mi ricorda Ian Gillan, Child in Time, il pezzo finale, mi ricorda queste cose che fa. Anche Bruce Dickinson, certe cose che fa. In pratica è uno show, è un teatro. Era la voce perfetta di questa pazzia musicale, molto psicodelica e divertente. Tutti i pezzi sono a mia entità, molto ambientali, e è proprio interessante come fa il tutto. Questo era il concetto di Alton Brown e Crazy World Alton Brown. Questo disco veramente incredibile e innovativo. Ciao, possiamo... Vedo.